Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne. Gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa fanciulla, «io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni e si furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza
che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Rimaniamo per qualche istante in preghiera silenziosa, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Unitevi a me spiritualmente o anche facendo la preghiera proprio, ecco, chiediamo al Signore la sapienza divina. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia, e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo, essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assiste e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Ecco, vi raccomando poi di andare a leggervelo a casa questo testo se non ce l'avete, e comunque anche se ce l'avete andatevi a prendere questo testo sulla Bibbia, Libro della Sapienza, capitolo 9. Se non avete la Bibbia, compratevela, eh? Tutte le famiglie ci deve essere la Bibbia cattolica, cioè l'edizione cattolica con l'imprimatur, della Conferenza Episcopale Italiana. Queste cose le dovete fare, che il cattolico la Bibbia la deve conoscere, eh? Quindi, vedete, dobbiamo svegliarci per questo. Perciò io vi do anche questo testo. Questo testo deve servire per incuriosirvi, deve servire che per pregare innanzitutto, ma anche per incuriosirvi, andarvi a leggere il testo, cominciarvi a leggere magari questo Libro della Sapienza, che è un bellissimo libro, care sorelle, cari fratelli, bisogna che ci impegniamo, noi che ci crediamo ci dobbiamo credere veramente. Quindi cominciatevi a prendere ogni giorno un tempo per leggere la parola di Dio, leggere la Bibbia, pregare, cominciare a conoscerla. Il Nuovo Testamento, le lettere degli Apostoli, dobbiamo conoscerle molto bene, eh? Perché? Perché sono i testi nostri, i testi proprio della, i testi che il Signore ci ha donato, sono proprio il cuore della Sacra Scrittura, e poi sono testi che, diciamo, possiamo arrivare a conoscere, sono testi nei quali il Signore parla in maniera più aperta, quindi possiamo conoscerli bene. Poi dobbiamo conoscere anche l'Antico Testamento, poco a poco, però bisogna muoversi, perché, ripeto, essere cristiani non è un essere così a parole, è un fatto reale, è un impegno che voi prendete, avete preso davanti a Dio, Quindi ricordatevelo questo. E dice Sant'Antonio, riprendendo un testo di Sant'Agostino, riguardo alla carne, siamo stati riconciliati solo per mezzo del Figlio,
ma nei riguardi della divinità siamo stati riconciliati non con il solo Figlio, è la Trinità che ci ha riconciliati a sé, perché è essa stessa che ha fatto diventare carne il solo Figlio. Ecco, al centro di questa liturgia, ricordiamocelo sempre bene, c'è la Trinità. La parola di Dio ci chiama appunto a, innanzitutto, a conoscere questo mistero della Trinità, a credere, a vivere in esso. E vedete che attraverso le letture appunto ci parla proprio la Trinità. Perché? Per farci conoscere innanzitutto questo mistero della Trinità, mistero della Santissima Trinità, che è un mistero che appunto noi possiamo conoscere, ma in realtà esso supera infinitamente tutto quello che possiamo dire, comprendere di Dio e quindi della Trinità stessa. E vedete che la Trinità, vedete, è infinitamente super vita. Le letture di oggi ci dicono, ecco, tra le varie cose che ci dicono questo, che la Trinità è vita, infinitamente super vita. San Tommaso d'Aquino scrive in un suo libro, ecco, io vi offro questo pezzo che traggo dalla Summa di San Tommaso d'Aquino contra Gentiles, la Somma contro i Gentili, nella edizione della UTET, pare che l'edizione del 2013, ed è molto utile perché è una edizione, come si dice, in ebook, quindi un'edizione che costa molto poco e si può scaricare appunto a basso prezzo, e col computer o con altri sistemi simili si può leggere tutto il libro. Allora dice San Tommaso: l'intendere stesso, come spiega Aristotele, non è che un vivere, poiché vivere non è che l'atto del vivente. Ora Dio si identifica con il proprio intendere, dunque il vivere di Dio è la sua vita. Quindi Dio è la sua stessa vita, è appunto vita super, infinitamente super vita, e ciò corrisponde alla formazione evangelica che si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, in cui Gesù dice: io sono la vita. Poi continua San Tommaso: Dio è vita eterna, perché Dio è del tutto immutabile, è mutevole quanto comincia o cessa di vivere, o nel vivere subisce la successione, poiché la vita di un tale essere incomincia con la generazione e finisce con la corruzione, mentre la successione è data da ogni altro modo. Perciò Dio non può aver cominciato a vivere e non cesserà di vivere, né può subire successioni nel vivere. Dunque la sua vita è eterna. Di qui le parole del Signore nell'Antico Testamento: io vivo in eterno. E quelle di San Giovanni: questi è il vero Dio e la vita eterna. Quindi vedete, Dio è infinitamente super vita eterna. E questa vita eterna che è Dio vuole farci partecipare a sé. Dio ci vuole donare la vita. Vedete, Dio è vita e vuole donare la vita, ci vuole donare la vita eterna, ci dona la vita in questo mondo, cari fratelli, mentre allontanarsi da Dio è perdere la vita, come ci dice proprio la prima lettura, la morte. Si perde la vita appunto allontanandosi da Dio. La morte dell'anima, cioè la morte dell'anima, la vita divina si ha proprio per il peccato, e la morte è entrata nel mondo per il primo peccato, perché Dio è vita e vuole donare vita. La morte non viene da Dio, viene dal peccato, viene da Satana, come dice proprio la prima lettura. Il primo peccato ha portato la morte nel mondo. Il Catechismo dice, la Scrittura mostra le conseguenze drammatiche di questa prima disobbedienza. Adamo ed Eva perdono immediatamente la grazia della santità originale, hanno paura di quel Dio di cui si sono fatti una falsa immagine, cioè quella di un Dio
geloso delle proprie prerogative. L'armonia nella quale essi erano stati posti, grazie alla giustizia originale, è distrutta. La padronanza delle facoltà spirituali dell'anima sul corpo è infranta. L'unione dell'uomo e della donna è sottoposta a tensioni. I loro rapporti saranno segnati dalla concupiscenza e dalla tendenza all'asservimento. L'armonia con la creazione è spezzata. La creazione visibile è diventata aliena e ostile all'uomo. A causa dell'uomo, la creazione è soggetta alla schiavitù della corruzione. Infine, la conseguenza esplicitamente annunziata nell'ipotesi della disobbedienza si realizzerà. L'uomo tornerà in polvere, quella polvere dalla quale è stato tratto. La morte entra nella storia della umanità. La dottrina sul peccato originale offre uno sguardo di lucido discernimento sulla situazione dell'uomo e del suo agire nel mondo. In conseguenza del peccato dei progenitori, il diavolo ha acquisito un certo dominio sull'uomo, benché questi rimanga libero. Il peccato originale comporta la schiavitù sotto il dominio di colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Ignorare che l'uomo ha una natura ferita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell'educazione, della politica, dell'azione sociale e dei costumi. Vedete, cari fratelli, il demonio ha acquisito un certo dominio sull'uomo. Perciò Gesù è venuto proprio per spezzare questo dominio e per affermare in noi il pieno dominio di Dio. E continua appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica: le conseguenze del peccato originale e di tutti i peccati personali degli uomini conferiscono al mondo nel suo insieme una condizione peccaminosa che può essere definita con l'espressione di San Giovanni: il peccato del mondo. Con questa espressione viene anche significata l'influenza negativa sulle persone dalle situazioni comunitarie e dalle strutture sociali che sono frutto dei peccati degli uomini. La drammatica condizione del mondo che giace sotto il potere del maligno fa della vita dell'uomo una lotta. Inutile che ci vogliamo nascondere, questa è la vita dell'uomo, è una lotta, ma non semplicemente tra uomini. Tutta intera la storia umana è pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre. Voi forse non ve ne rendete conto, ma c'è una lotta tra le potenze delle tenebre, una lotta contro le potenze delle tenebre, non tra le potenze delle tenebre, tra le potenze della luce e le potenze delle tenebre. Ricordatevelo bene questo. Una lotta incominciata fin dall'origine del mondo che durerà fino all'ultimo giorno, come dice il Signore. L'uomo inserito in questa battaglia deve combattere senza soste per poter restare unito al bene. Questo è il Concilio Vaticano II, Questo non è che è un testo chissà che esce da dove, è il Concilio Vaticano II, ci parla della drammatica lotta in cui siamo inseriti contro Satana. Satana, ricordatevelo bene, Satana esiste e lavora, e tante volte lavora pure in chiesa. Quante tentazioni mette alle persone in chiesa, anche a parlare. Chi parla in chiesa fa l'opera di Satana, care sorelle, ricordatevelo bene, cari fratelli. Chi parla in chiesa fa l'opera di Satana, ricordatevelo bene, perché evidentemente in chiesa si deve ascoltare la parola di Dio. Quando uno parla all'altro, ovviamente non per cose gravissime, ma quando uno parla all'altro appunto non per cose gravissime, fa l'opera del diavolo, ricordatevelo bene, perché il demonio c'è, ficcatevelo bene in testa questo, io penso che forse nei nostri tempi a qualcuno non è chiaro questo. Il demonio c'è. Il demonio spinge a che cosa? Non venire in chiesa, sappiatelo bene, Chi non viene in chiesa, non pensate che lo fa mosso dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo chiama a venire in chiesa, i comandamenti ce li ha dati lo Spirito Santo, Demonio c'è, lavora, spinge a che cosa? A tanti peccati, lussuria, convivenze,
adulteri, peccati contro la natura, bestemmie, spinge a tutti i peccati, cari fratelli, uccisioni, pedofilia, stupri, tutte le cose che sentite in televisione, non vengono da Dio queste cose. Vedete come la scrittura è chiara? La morte non viene da Dio. Vedete come è chiara la scrittura? I peccati non vengono da Dio, ricordatevelo bene, da un'altra potenza delle tenebre, ricordatevelo bene questo, Chissà quante volte voi nelle vostre case combattete contro le potenze delle tenebre, forse non ve ne rendete conto tante volte, Dietro le parole di tanta gente che non crede non c'è Dio, c'è Satana, ricordatevelo bene, la nostra lotta è continua, cari fratelli. Noi tante volte non ci rendiamo conto. Sant'Antonio Abate, che era un grande uomo di Dio, un grande mistico, diceva, una volta vide tutte le tentazioni che il demonio presentava e rimase sconvolto per quante erano, perché erano tantissime, e lui disse: ma chi si può salvare? E una voce interiore gli disse: l'umiltà. Ricordatevelo bene questo, inserito in questa battaglia l'uomo deve combattere senza soste, senza soste, ricordatevelo, questo è il combattimento, non per scherzo, è per la vita eterna. Chi perde questo combattimento va all'inferno. Per andare all'inferno non è che appunto bisogna fare chissà che cosa, basta perdere il combattimento spirituale con un solo peccato grave, vai all'inferno. Attenzione, è una lotta senza soste. Ecco perché vi dico: ascoltate quando venite in chiesa, pregate molto, fate pregare, indicate questa strada. Questa è la via della salvezza, cari fratelli. Guardatevelo bene, una lotta terribile contro delle potenze molto più forti di noi. E non sono io che lo dico, non è qualcuno così, è il Concilio Vaticano II, grande concilio ecumenico che si è realizzato, 40-50 anni fa. Allora, cari fratelli, dobbiamo lottare duramente contro Satana, la carne e il mondo, e lo dobbiamo fare perché? Per avere la vita eterna in questo mondo e per giungere alla vita eterna perfetta in cielo. Dobbiamo lottare contro le tentazioni, però Dio ci vuole aiutare. Dio permette queste tentazioni perché ci dà la forza per superarle, ma se non le superiamo, cari fratelli, ci danniamo. Ditelo anche alle altre persone, anche se non vi ascoltano. Però avranno ascoltato la parola di Dio, non potranno dire: ma nessuno me l'ha detto. Quindi attenzione, ricordiamocelo bene. E vedete che nei nostri tempi quante persone pensano a combattere, quante persone parlano del combattimento spirituale, quante persone vivono veramente combattendo per trionfare su Satana. Vedete che cosa dice Sant'Antonio? Guardate che dice: la cena è la gloria del Padre. A questa cena molti sono chiamati, ma pochi vanno, perché infinito è il numero degli stolti, i quali disdegnano la cena della vita per lo sterco delle cose terrene. Quanta gente disdegna la cena della vita dell'Eucarestia, dove si riceve il corpo del Signore, per lo sterco delle cose terrene. E aggiunge Sant'Antonio: il maiale dorme più volentieri nel fango che in un bel letto. Ricordatevelo bene. Cristo si alza dalla felicità della sua cena per far alzare costoro dalla miseria del loro sterco. Vedete, cari fratelli, aggiunge Sant'Antonio, guardate che disse: la perversa mediocrità del nostro tempo mai sarà accolta da Dio, dice Sant'Antonio. Guardate, state attenti a queste parole, perché? Perché, vedete, questo significa anche che noi, guardate, dobbiamo essere non mediocri cristiani, ma cristiani veramente seri, cristiani come Dio comanda, non come pensiamo noi. Attenzione, mai sarà accolta da Dio la mediocrità del nostro tempo, dice Sant'Antonio. E la mediocrità del nostro tempo ugualmente non è accolta, Guardatevelo bene. Perciò vi raccomando ancora: pregare intensamente, confessarsi bene. Quando avete bisogno ci sono io, oppure potete andare fuori come volete, pregare il Santo Rosario. Vediamo quanti sono quelli che tra voi recitano il Rosario tutti i giorni nelle vostre case. Alzate le mani, vediamo un po' quanti sono. Vediamo un po' quelli che dicono il Rosario nelle vostre case. Quanti sono? Nessuno? Nessuno dice il Rosario? Allora dovete cominciare a dire il Rosario nelle vostre case,
Allora dovete cominciare. Quante volte ve l'ho detto? Possibile che non dite neanche il rosario nelle vostre case ogni giorno? Se lo dite, alzate le mani, perché io penso che qualcuno di voi lo dica. Ma se non lo dite, allora, vedete, quante volte ve l'ho detto? Allora non ascoltate. Ascoltate, perché non sono parole mie, è la Madonna che ve lo dice, eh? E poi, ripeto, confessarsi bene, venire alla messa, venire con fiducia, con devozione. La messa ci riempie di fuoco spirituale, proprio perché possiamo anche trionfare nella maniera più piena su Satana. Ricordatevi che venire in chiesa facendo bene la comunione significa riempirsi di fuoco di Dio. Come dice San Giovanni Crisostomo, quando usciamo dalla messa, così, noi siamo come dei leoni che spirano fuoco, e fanno paura al diavolo. Bene, allora il Signore ci aiuti tutti ad accogliere questo fuoco di Dio e a trionfare radicalmente su tutti i nemici spirituali. Spirituali, coraggio! Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Rinnoviamo la nostra professione.